Questo è l'altare con Gesù crocifisso sulla croce. Queste sono le colonne, una di un colore diverso dall'altro perché fatte con materiali diversi. Poi queste colonne sopra si aprono per simulare i rami, dei rami. Perché Gaudì era molto amante della natura e si ispirava alla natura e voleva che l'effetto fosse di una foresta. Dietro l'altare, o meglio sotto l'altare, c'è la cripta dove è stato sepolto Gaudì, morto il 16 giugno del 1826 in un incidente. Purtroppo è andato sotto un tram ed è morto ed è stato sepolto qua. Sotto questo altare c'è la cripta.